Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo quello che succederà all'energia maschile e femminile collettiva per questa settimana. L'energia maschile la chiamo DM perché sta per Divine Masculine o Divino Maschile, mentre l'energia femminile la chiamo DF perché sta per Divine Feminine oppure Divino Femminile. Per semplificazione potete pensare che i DM siano gli uomini e le DF siano le donne, però trattandosi di energie ci possono essere delle eccezioni. Quindi ci possono essere uomini che risuonano con l'energia della DF oppure donne che risuonano con l'energia del DM. Entrambe le energie sono comunque presenti a livello individuale, soltanto che una tende a prevalere sull'altra, ci si identifica con l'energia che è prevalente, però aspetti dell'energia non prevalente possono comunque risuonare con voi. Queste sono letture collettive, quindi i comportamenti che descriverò potrebbero essere messi in atto anche da più persone che interagiranno con voi durante questa settimana, a prescindere dal tipo di rapporto che abbiano con voi. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video, direi di iniziare subito. Iniziamo dall'energia maschile, vediamo qual è l'energia generale per i DM questa settimana. Qual è l'energia generale per i DM questa settimana? Qual è l'energia generale per i DM questa settimana? Qual è l'energia generale per i DM? I DM hanno la carta di riconciliazione, fondo del mazzo c'è la carta di azione. Quindi letteralmente i DM potrebbero essere mossi verso una riconciliazione durante questa settimana e per riconciliazione si può intendere ad esempio che sorgono dei litigi, dei conflitti o delle discussioni e i DM vogliono cercare di fare pace, oppure potrebbe anche avere a che fare con dei DM che vogliono farsi risentire presso alcune persone dopo diverso tempo che c'è stato silenzio. E questo può avere a che fare con il lavoro, può avere a che fare con le amicizie, può avere a che fare con l'amore, quindi non necessariamente a che fare con i sentimenti, però insomma vedo energie maschili che sono spinte verso la riconciliazione, che vogliono entrare in azione al riguardo. E ci sono anche dei DM che faranno qualcosa di importante, dei DM che entreranno in azione, che saranno in movimento durante questa settimana e che avranno coraggio nel perseguire determinati obiettivi che si sono posti. La carta di azione rappresenta il re di bastoni, che è un'energia maschile prevalente con un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario. Adesso vediamo qual è l'energia generale per le DF questa settimana, qual è l'energia generale. Le DF hanno la carta di isolamento, la carta di impulsività, fondo del mazzo c'è la carta dei numeri degli angeli. Quindi l'energia femminile questa settimana potrebbe vedere molti numeri degli angeli. Ci sono delle sequenze numeriche che potrebbero apparire spesso all'energia femminile, queste hanno un particolare significato, specialmente i numeri come 111 oppure 1111 e così via. E potete andare a ricercare il relativo significato su internet quando la vostra intuizione vi guida a fare in questa maniera. Con la carta di isolamento vedo che l'energia femminile avrà molto da riflettere questa settimana su alcune situazioni, potrebbe quindi isolarsi per riflettere oppure isolarsi perché ha bisogno di fare introspezione, ha bisogno di avere i suoi spazi. E poi c'è la carta di impulsività, quindi ci saranno dei momenti durante questa settimana in cui l'energia femminile potrebbe fare qualcosa di impulsivo, magari ha fretta di fare qualcosa oppure vuole cogliere delle opportunità. Però potrebbe farlo senza pensarci troppo sopra e quindi deve fare attenzione se questo ha a che fare con delle decisioni che sono importanti, è meglio riflettere, appunto, è meglio stare di più per i fatti propri e ragionarci sopra piuttosto che cercare di fare le cose in maniera non ragionata. Adesso vediamo quali sono gli spiriti animali per i DM questa settimana. Quali sono gli spiriti animali per i DM questa settimana? Allora, i DM hanno la carta della puzzola che dice fatti rispettare ma in modo pacifico, poi c'è la carta della lumaca che dice occorre rallentare ed avere pazienza. Quindi i DM potrebbero trovarsi anche loro a correre durante questa settimana, devono cercare di fare le cose piano, con calma, di avere pazienza e si possono verificare delle circostanze nelle quali ci sarà una sorta di mancanza di rispetto oppure c'è bisogno di farsi rispettare, però il discorso è che i DM non lo devono fare in maniera che è aggressiva, non lo devono fare in maniera che è offensiva, devono farlo in maniera che è pacifica, quindi in maniera educata, in maniera gentile, insomma, devono far notare all'altra persona che sta sbagliando. Quindi si devono far rispettare, però in maniera pacifica. Questi sono due animali che i DM potrebbero vedere spesso durante questa settimana, anche attraverso immagini oppure video.
Vediamo invece per l'energia femminile quali sono gli spiriti animali per l'EDF questa settimana. Quali sono gli spiriti animali? Allora, l'EDF hanno la carta del cinghiale che dice non procrastinare, agisci. E poi c'è la carta del pinguino che dice tuffati nella profondità delle tue emozioni. Quindi l'energia femminile potrebbe sperimentare delle emozioni abbastanza intense, deve cercare insomma di essere presente con le stesse, deve validarle, qualsiasi tipo di emozione sia, e non deve procrastinare, deve agire. Quindi se ci saranno delle cose da fare è meglio non rimandarle, ma è meglio farle subito. Questi sono due animali che l'energia femminile potrebbe vedere spesso durante questa settimana, anche attraverso immagini oppure video. Adesso vediamo che cosa accadrà a IDM questa settimana. Quindi cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Allora, questo è al contrario della carta della torre, al contrario, e sotto voglio far vedere che c'è la carta degli amanti. Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Cosa accadrà all'energia maschile? C'è la carta del Re di Spade. Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Cosa accadrà? C'è la carta del Carro. Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Cosa accadrà? E c'è la carta del 10 di Coppe, fondo del mazzo. C'è la carta della Forza. Allora, con questa torre al contrario e con la carta degli amanti che era sul fondo del mazzo, mi viene da pensare che per quanto riguarda un rapporto che potrebbe essere d'amore, ma potrebbe anche essere di altro tipo, quindi non necessariamente questo ha a che fare con i sentimenti, però nei riguardi di un rapporto è come se ci fosse una sorta di crisi che viene contenuta. Cioè, i DM potrebbero essere sul punto di esplodere oppure sul punto di perdere il loro equilibrio, però cercano di trattenersi. Il rapporto potrebbe anche non essere in piedi per alcuni, però è come se i DM riguardo quel rapporto avessero una crisi durante questa settimana e cercano di contenersi, cercano insomma di sopprimerla. Qui abbiamo il Re di Spade, che è un segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia. I DM entrano in una veste che è più logica ad un certo punto di questa settimana. Potrebbero prendere delle decisioni sulla base appunto della razionalità, della logica, piuttosto che sulla base delle emozioni. Potrebbero apparire più freddi da quel punto di vista. Con la carta del carro vedo che ci sarà del movimento, ci sarà possibilmente uno spostamento che i DM devono fare oppure un progresso nell'ambito di una situazione, andremo a vedere di cosa si tratta. Poi c'è la carta del 10 di coppe, io vedo che un'armonia comunque si avvertirà nell'ambito di alcune relazioni, soltanto che comunque la carta della forza mi viene anche in mente che c'è bisogno di fare uno sforzo affinché nell'ambito dei rapporti durante questa settimana da parte dell'energia maschile ci sia più armonia, quindi che ci sia maggiore sintonia. Adesso vediamo nello specifico perché la torre è al contrario. Perché la torre è al contrario? Allora, questa è caduta in posizione orizzontale della carta della stella. Fondo del mazzo c'è la carta della luna. E sotto c'è il 6 di spade. Quindi percepisco una sorta di allontanamento. Questo allontanamento ci potrebbe essere già stato prima in realtà. Oppure potrebbe essere un allontanamento che viene fatto questa settimana, specialmente dal punto di vista mentale, come se ci fosse una sorta di distacco che viene operato. E con la luna vedo che emerge una confusione per i DM. In alcuni casi emergono delle emozioni molto intense, tra cui la paura. Abbiamo visto la stella in posizione orizzontale, il che significa che i DM potrebbero non essere molto speranzosi riguardo una situazione, potrebbero esserci delle paure, delle insicurezze che sono coinvolte, emozioni che sono particolarmente forti ed intense, però potrebbe anche indicare che i DM non hanno le idee chiare su quello che effettivamente vogliono nell'ambito di una situazione che sembra portarli fuori equilibrio, ma loro cercano insomma di contenere quell'instabilità che è presente dentro di loro. Quindi ci sono dei dubbi, ci sono delle paure, pure delle confusioni che ruotano intorno a qualcosa che loro vogliono. Oppure c'è proprio un problema che ha a che fare con la speranza, con l'essere ottimista. Vediamo perché c'è il Re di Spade per i DM. Perché c'è il Re di Spade per i DM? Allora, c'è la carta del 3 di coppe e c'è la carta del 3 di denari. Allora, questo 3 di coppe era caduto in posizione orizzontale.
Nell'ambito di un rapporto, ma non necessariamente questo ha a che fare con un'unica persona, perché si può anche applicare ad un contesto più ampio, quindi questo potrebbe avere a che fare anche con un gruppo di persone. Io vedo che i DM sceglieranno un approccio che è più logico, forse anche più freddo dal punto di vista delle emozioni, però vedo che loro vogliono cercare di collaborare, vogliono cercare di scendere a compromessi se ci sono stati dei problemi, vogliono cercare di riequilibrare una situazione. Il 3 di coppe in posizione orizzontale mi dice che potrebbe mancare un'armonia oppure un accordo tra le parti, ci potrebbe essere una mancanza di sintonia, molte volte nell'ambito di specifici rapporti, però è qualcosa su cui i DM vogliono lavorare, cioè c'è determinazione al riguardo. Vediamo perché c'è il carro, perché c'è il carro per i DM, perché c'è il carro, perché c'è il carro. Allora c'è la carta del Cavaliere di Denari, la carta dell'Appeso in posizione orizzontale con la carta del 10 di Bastoni. Il fatto che l'Appeso sia caduto in posizione orizzontale mi fa pensare che alcune volte i DM abbiano difficoltà a vedere le cose in maniera diversa oppure a comprendere la prospettiva dell'altra persona. E si tratta di situazioni che per i DM sono pesanti, ad esempio c'è qualcosa che ai DM dà fastidio e hanno difficoltà a vedere le cose dalla prospettiva dell'altra persona. Alcune volte lo fanno, ci mettono lo sforzo, altre volte non riescono oppure non hanno la volontà. Vedo però che i DM comunque hanno intenzione di proseguire nell'ambito di quel rapporto o hanno intenzione di farsi risentire. Se questo non ha a che fare con un rapporto, può benissimo avere a che fare con un'altra faccenda, nella quale è richiesto per i DM di vedere le cose da prospettive diverse e soprattutto di mettere in atto delle azioni che siano persistenti e che siano coerenti con ciò che loro si sono posti affinché ci possa essere un progresso nell'ambito di quella situazione. Adesso vediamo perché c'è la carta del 10 di coppe per i DM, perché c'è la carta del 10 di coppe per i DM, perché c'è il 10 di coppe per i DM. C'è la carta dell'asso di denari, fondo del mazzo, c'è la carta del 3 di spade, sottoemerge la regina di coppe, segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione, o comunque questa è l'energia femminile nell'ambito emotivo, nell'ambito dei sentimenti. Comunque 3 di spade vedo che i DM potrebbero stare male durante questa settimana riguardo una particolare situazione, quindi ci saranno delle emozioni un po' pesanti dal punto di vista emotivo. Però vedo al tempo stesso che si aprirà per loro l'opportunità di avere maggiore armonia e maggiore stabilità nell'ambito di specifici rapporti. Adesso vediamo che cosa succederà all'energia femminile questa settimana. Cosa succederà all'energia femminile questa settimana? Cosa succederà? Allora, c'è la carta della papessa. Cosa succederà all'energia femminile? Poi c'è la carta dell'imperatore. E sotto c'è la carta dell'imperatrice. Molto interessante, si può trattare di anime gemelle e fiamme gemelle. Che cosa succederà all'energia femminile questa settimana? Cosa succederà all'energia femminile questa settimana? Poi c'è la carta del Papa e questa è un'ulteriore conferma che potrebbe avere a che fare con un rapporto molto importante, specialmente per quanto riguarda la spiritualità. Abbiamo i 9 di spade e poi abbiamo la carta dell'asso di spade. Molti arcani maggiori per l'energia femminile, quindi questo potrebbe avere a che fare con grandi eventi e grandi trasformazioni. Vedo che l'energia femminile potrebbe essere particolarmente intuitiva, potrebbe ricevere molti segni e sincronicità, avere molte illuminazioni, specialmente attraverso la sua intuizione. Però percepisco anche che l'energia femminile potrebbe avere dei segreti durante questa settimana, cose che non vuole rivelare. La vedo entrare di più nel suo potere ed acquisire una maggiore stabilità. Potrebbe anche intestardirsi riguardo specifiche situazioni. Magari si tratta di qualcosa che l'energia femminile vuole vedere crescere, vuole vedere sviluppare, vuole cercare insomma di avere un nuovo inizio nell'ambito di una particolare circostanza. C'è qualcosa che ha a che fare con una relazione molto forte per quanto riguarda la spiritualità. Il Papa potrebbe anche indicare le credenze oppure ancora il fatto che l'energia femminile evolverà nell'ambito di una specifica situazione. Devo andare a chiarire per avere maggiori dettagli. Con il 9 di spade vedo che c'è qualcosa che stressa parecchio l'energia femminile. Questo potrebbe avere a che fare con
qualcosa che deve comunicare, quindi si tratta di una verità che deve essere comunicata, si può trattare di un'azione che deve essere intrapresa, o anche semplicemente il fatto che l'energia femminile riceve una sorta di illuminazione riguardo una particolare vicenda e questa cosa la stressa per qualche motivo che adesso andremo a vedere. Vediamo perché c'è la papessa per l'energia femminile, perché c'è la papessa. Questa è al contrario, ed è la carta della regina di denari, al contrario, fondo del mazzo c'è la carta della forza. La regina di denari è un segno di terra, capricorno, vergine oppure toro, energia femminile prevalente. Se non si tratta di uno di questi segni, questo sta ad indicare che l'energia femminile nel contesto lavorativo, in alcuni casi, oppure nel contesto di una relazione nella quale si trova, oppure ancora in rapporto al concetto che ha di se stessa e al concetto del valore di sé, l'energia femminile non si sente del tutto stabile, cioè c'è qualcosa che la porta ad essere fuori equilibrio, non sente di avere delle basi che sono solide, deve riconoscere di più il suo valore, c'è bisogno di essere più forti, c'è bisogno di avere più sicurezza in se stessi. Adesso vediamo perché c'è l'imperatore per l'energia femminile, perché c'è l'imperatore per l'energia femminile. Allora sono cadute diverse carte. C'è la carta della regina di bastoni, la carta del re di spade, la carta del 10 di spade, la carta del fante di coppe e la carta del diavolo. Emerge un'energia femminile prevalente con un segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario, energia maschile prevalente con un segno d'aria, Acquario, Gemello oppure Bilancia, l'abbiamo visto qui. E quello che mi viene in mente è che l'energia femminile entra di più nel suo potere durante questa settimana, cercherà di essere un'energia più forte, nell'energia di una persona che è anche più orgogliosa, che cerca di rispettare se stessa, di farsi valere nell'ambito di alcune circostanze, specialmente se queste circostanze coinvolgono un'energia maschile dalla quale l'energia femminile si sente come se fosse stata colpita alle spalle, come se fosse stata tradita. Ovviamente non posso escludere in alcuni casi che sia l'energia femminile stessa a mettere in atto dei comportamenti scorretti nei confronti di un'energia maschile, quindi che lo colpisca alle spalle in una maniera o in un'altra. Emerge una sofferenza che qualcuno proverà durante questa settimana, quindi può essere l'energia femminile, può essere quella maschile. E vedo che c'è un perdono che seguirà quella particolare situazione. Ad esempio, se qualcuno fa arrabbiare l'altro, e questo può verificarsi in qualsiasi tipo di rapporto, quello che vedo è che seguirà un perdono, seguirà la voglia di perdonare quella persona oppure di chiedere scusa. Il fatto che ci sia il diavolo mi dice che nell'ambito di quella situazione c'è della tossicità, perché ad esempio qualcuno prova un forte attaccamento verso l'altro. Oppure dietro quell'azione non corretta che è stata messa in atto c'è della tossicità. Ci sono degli schemi tossici che hanno portato una persona ad agire in maniera scorretta. Qualcuno potrebbe esserne consapevole e quindi vuole perdonare quella persona perché capisce che in fin dei conti semplicemente è vittima della sua stessa tossicità, dei suoi stessi schemi. Questo è praticamente quello che vedo, e vedo che l'energia femminile cercherà di essere forte durante questa settimana per quanto concerne quella particolare situazione. Vediamo perché c'è il Papa per l'energia femminile, perché c'è il Papa. Questo è caduto subito dal Cavaliere di Bastoni che corrisponde alla carta di impulsività. Fondo del mazzo c'è la carta del 3 di bastoni. Allora, io vedo che l'energia femminile questa settimana potrebbe trovarsi in alcuni momenti ad essere particolarmente impulsiva, ad avere fretta, quando sa che invece deve aspettare. Questo potrebbe avere a che fare con un matrimonio, ad esempio, cioè ci sono delle energie femminili che magari vogliono affrettare, che si ufficializzi di più una particolare relazione, oppure il Papa potrebbe rappresentare un'istituzione, quindi nei confronti di una particolare istituzione con la quale si avrà a che fare durante questa settimana emerge un senso di fretta, soltanto che bisogna aspettare. Il Papa potrebbe anche avere a che fare con delle lezioni, tra virgolette, che l'energia femminile deve cercare di superare e hanno a che fare con la sua impulsività. Ci sono delle energie femminili che tendono spesso a
a fare delle cose di corsa, in realtà devono aspettare, quindi la lezione, tra virgolette, è intesa in quel senso lì, bisogna cercare di riflettere prima di agire, ma non bisogna procrastinare del tutto. Adesso vediamo. Un'altra cosa che mi viene in mente è che ci sono delle energie femminili che stanno aspettando il momento giusto per cogliere un'occasione. E questa occasione potrebbe avere a che fare con il matrimonio, potrebbe avere a che fare con un'istituzione, con qualcosa che concerne il settore, della spiritualità. Adesso vediamo perché c'è il 9 di spade per l'energia femminile, perché c'è il 9 di spade per l'energia femminile. Allora, questa al contrario, dalla carta del 2 di denari al contrario, fondo del mazzo, c'è la carta del 6 di bastoni. L'energia femminile durante questa settimana potrebbe essere particolarmente stressata perché potrebbe avere a che fare con molte cose contemporaneamente, ci sono troppe cose da gestire e questo le crea dello stress, le crea un senso di forte instabilità e di mancanza di equilibrio. Lei vorrebbe ottenere riconoscimenti e ammirazione da parte degli altri per quello che fa. Però, insomma, sarebbe opportuno fare le cose piano e fatte bene piuttosto che farne troppe insieme e poi avere molte preoccupazioni oppure molto stress al riguardo. Ci sono poi delle energie femminili che nell'ambito di una situazione vogliono cercare di vincere, soltanto che sono stressate perché non sanno esattamente come fare per uscire vincente nell'ambito di quella particolare circostanza. Questo potrebbe avere a che fare con un rapporto, potrebbe avere a che fare con qualsiasi altra situazione, c'è qualcosa che deve essere sacrificato, soltanto che l'energia femminile deve cercare di capire esattamente che cosa. Abbiamo visto che c'era l'asso di spade prima, quindi chiarezza su quello poi ovviamente giungerà. Adesso vediamo che cos'è che i DM penseranno questa settimana, che cos'è che i DM... Ok, c'è la carta del 6 di denari, è caduta subito, poi c'è la carta della morte. Quindi i DM pensano a riportare un equilibrio nell'ambito di una situazione dove ci potrebbe essere stata una chiusura oppure una sensazione di chiusura, anche semplicemente l'idea. È una situazione che ha portato a delle emozioni particolarmente intense e anche pesanti, di certo non semplici. Quindi questo equilibrio che i DM vogliono cercare di raggiungere potrebbe essere anche un equilibrio a livello interiore, specialmente a livello mentale, visto che questo è nella sfera dei pensieri. Il 6 di denari potrebbe anche indicare proprio l'atto di dare qualcosa oppure di ricevere qualcosa. Quindi c'è bisogno di dare e di ricevere qualcosa che potrebbe avere a che fare con qualcosa che attiene alla sfera materiale, quindi i DM stanno cercando di pensare come dare una particolare cosa a qualcuno oppure come riceverla e si tratta di una situazione nella quale ci potrebbe essere stato un senso di chiusura. Adesso vediamo che cos'è che i DM proveranno questa settimana, che cos'è che i DM proveranno questa settimana, che cos'è che i DM proveranno. Allora, queste sono in posizione orizzontale, c'è cioè la carta 7 di coppe, 5 di bastoni. Fondo del mazzo c'è la carta dell'asso di coppe. I DM potrebbero provare delle emozioni particolarmente variegate, molto miste, molto discordanti in alcuni casi e anche della confusione a livello emotivo. Però questo non sarà sempre così, nel senso che ci saranno dei momenti in cui loro invece riescono a ritrovare maggiore chiarezza, perché questo 7 di coppe comunque era in posizione orizzontale, quindi questo mi dice che non è sempre così. Però durante questa settimana potrebbero sperimentare spesse volte della confusione a livello emotivo, anche dei conflitti interni su quello che loro vogliono fare nell'ambito di una particolare situazione, cioè potrebbero essere combattuti su qualcosa. Ci sono anche dei DM che potrebbero provare della rabbia oppure un senso di competizione nell'ambito di una particolare situazione. Con l'asso di coppe vedo che c'è l'apertura verso un nuovo inizio, specialmente per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda i sentimenti, cioè c'è la voglia di avere una nuova fase. Adesso vediamo che cosa hanno da dire i DM questa settimana, cosa vorrebbero dire i DM questa settimana. Cosa vorrebbero dire i DM questa settimana? Cosa vorrebbero dire i DM questa settimana? Devo andare per la mia strada adesso. Fondo del mazzo, non voglio più scappare. E qui vedo la contraddizione, perché se si riferisce alla stessa situazione, in effetti emerge un'incoerenza. Quindi
Quindi è come se i DM ad un certo momento volessero andare per la loro strada, quindi durante questa settimana le energie maschili potrebbero apparire a tratti più fredde, distaccate, molto isolate in alcuni casi. E poi ci sono delle volte in cui invece realizzano che non vogliono più scappare, cioè non si vogliono praticamente più allontanare. Vediamo di avere più informazioni. Cosa hanno da dire ulteriormente i DM questa settimana? Che altro vorrebbero dire DM questa settimana? Che altro vorrebbero dire DM questa settimana? Che altro vogliono dire DM? Lo so che ho sabotato la relazione. Mi importa troppo di quello che dicono gli altri, quindi i DM sono consapevoli che durante questa settimana potrebbero mettere in atto dei meccanismi di sabotaggio. Loro stessi potrebbero tendere a rovinare dei rapporti, rovinare l'armonia che c'è nell'ambito dei rapporti, perché dicono di saperlo e si assumono delle colpe al riguardo. Quindi durante questa settimana i DM potrebbero fare qualcosa che in qualche modo va a destabilizzare dei rapporti. E poi dicono che a loro importa troppo di quello che dicono gli altri, quindi potrebbero lasciarsi facilmente influenzare dalle opinioni altrui, oppure potrebbero essere non del tutto coerenti perché ci tengono troppo a quello che dicono praticamente le altre persone. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni dei DM durante questa settimana. Qual è il risultato delle azioni dei DM questa settimana? Qual è il risultato delle azioni? C'è la carta dell'imperatrice, fondo del mazzo, c'è la carta del 10 di spade. Io vedo che ci sarà un nuovo inizio con l'imperatrice, quindi vedo che ci sarà lo sviluppo di qualcosa, ci sarà una nuova fase che probabilmente si aprirà. Però c'è il 10 di spade, abbiamo visto il 10 di spade anche prima, quindi potrebbe riferirsi alla stessa situazione che abbiamo visto prima. Ci sarà un evento che potrebbe fare male a qualcuno durante questa settimana ed è come se l'altra persona si comportasse in maniera scorretta con l'altra, come se la colpisse praticamente alle spalle. Quella potrebbe essere la sensazione. Però vedo che da quella situazione poi nasce un nuovo inizio. Andiamo a chiarire l'imperatrice. Perché c'è l'imperatrice per i DM? Perché c'è l'imperatrice per i DM? Allora c'è la carta della regina di bastoni, fondo del mazzo c'è la carta dell'asso di denari. Quindi è nei confronti di un'energia femminile dal carattere molto forte e un'energia femminile anche molto passionale, molto seducente e così via. Quindi ci sarà un nuovo inizio e questo viene praticamente confermato anche con l'asso di denari. Andiamo a chiarire ulteriormente l'imperatrice, perché c'è l'imperatrice con la regina di bastoni, perché c'è l'imperatrice, perché c'è l'imperatrice, c'è la carta del 7 di denari, c'è la carta del 2 di denari, quindi vedo che i DM è come se fossero combattuti se investire nell'ambito di una situazione oppure se aspettare, se fare determinate cose. Andiamo a chiarire il 7 di denari, perché c'è 7? Ok, c'è il 9 di bastoni e la carta del 9 di spade. E perché i DM sono in ansia? Perché i DM sono in ansia? C'è la carta del 6 di spade, la carta del re di denari e la carta della luna. Quindi emerge un segno di terra, capricorno, vergine oppure toro, energia maschile prevalente. Ci sono dei DM questa settimana che vedo che alzeranno le loro difese nei confronti di qualcuno, potrebbero fare un distacco, specialmente a livello mentale. Però in realtà loro vogliono avere una situazione che è più stabile. Forse hanno bisogno di riprendersi. Abbiamo visto che c'è la torre al contrario, quindi questo mi dice che molti DM si trattengono dall'esplodere letteralmente, cioè si trattengono dall'avere una crisi oppure uno sfogo particolarmente forte nell'ambito di una situazione che coinvolge un rapporto. Però vedo che comunque c'è la volontà di avere un nuovo inizio con quella persona. Adesso vediamo che cosa penserà l'energia femminile questa settimana. Cosa penserà l'energia femminile questa settimana? Allora, l'energia femminile ha la carta del 3 di spade, c'è la carta del 9 di bastoni. Quindi l'energia femminile potrebbe pensare a delle cose che la fanno stare male, che la rattristano
e sente il bisogno di doversi difendere, sente il bisogno di non fidarsi del tutto di qualcuno, è come se fosse sull'attenti, è come se avesse delle difese alte, quindi lei vuole letteralmente proteggersi dal dolore, quindi cercherà probabilmente di mettere in atto dei meccanismi di difesa nei confronti di qualcuno oppure nei confronti di una particolare situazione. Vediamo adesso che cos'è che l'energia femminile proverà questa settimana, che cosa proverà. Allora, questa è stata abbastanza veloce e c'è la carta del Cavaliere di Denaro al contrario, con la carta dell'Otto di Coppe sotto. L'energia femminile durante questa settimana a livello emotivo potrebbe avvertire la sensazione di volersi distaccare da qualcosa verso cui aveva investito prima. Verso cui insomma aveva cercato di metterci il suo sforzo e il suo impegno. Con il Cavaliere di Denari al contrario, infatti vedo un'inconsistenza, quindi è come se l'energia femminile iniziasse qualcosa e poi lasciasse perdere. Questo potrebbe anche avere a che fare con dei rapporti, cioè prima c'era un interesse, questo interesse in qualche modo viene meno con questo Otto di Coppe. Potrebbe anche riguardare un'altra situazione. Adesso vediamo che cosa ha da dire l'energia femminile questa settimana. Che cosa ha da dire l'energia femminile? Non permetterò più a nessuno di usarmi. Fondo del mazzo, so chi c'è dietro quella maschera. Quindi l'energia femminile percepisce che qualcuno non è del tutto onesto, non è sincero e questa settimana l'energia femminile si potrebbe sentire usata nell'ambito di alcune situazioni da parte di qualcuno, questo può avere a che fare con il lavoro, può avere a che fare con altri tipi di rapporti e non vuole più essere usata. Adesso vediamo di avere un messaggio ulteriore, cos'altro ha da dire l'energia femminile questa settimana, cos'altro ha da dire l'energia femminile questa settimana. Ti sto ancora aspettando, mi manchi, fondo del mazzo, ho bisogno delle tue attenzioni. Quindi c'è un problema che ha a che fare con le attenzioni durante questa settimana, cioè l'energia femminile vuole ricevere le attenzioni da parte di qualcuno, ne sente la mancanza. Durante questa settimana potrebbe trovarsi a voler aspettare una persona oppure a cercare anche di avere pazienza nei suoi confronti. Un'altra cosa è che se l'energia femminile durante questa settimana cercherà di distaccarsi nei confronti di qualcuno a causa di questa inconsistenza che abbiamo visto nello spazio emotivo, quello che vedo è che anche se si dovesse distaccare, lei comunque aspetta quella persona. Lei comunque vuole che quella persona si faccia avanti per cercare di riaggiustare la situazione. Adesso vediamo qual è il risultato delle azioni dell'EDF questa settimana. Allora, quella è caduta subito, è della carta del 9 di coppe, fondo del mazzo c'è la carta del fante di coppe. Quindi questo significa che ci sarà qualcosa che renderà felice l'energia femminile, questo ha a che fare con un perdono, ha a che fare con un messaggio. Quindi io vedo che lei potrebbe perdonare qualcuno oppure potrebbe chiedere scusa. Ad ogni modo, vedo che qualcosa la renderà felice. Andiamo a chiarire il 9 di coppe, perché c'è il 9 di coppe per l'energia femminile? Perché c'è il 9 di coppe per l'energia femminile? C'è la carta della torre in posizione orizzontale, così come la carta dell'otto di bastoni e poi c'è la carta del mondo. Io vedo che anche l'energia femminile non è del tutto stabile durante questa settimana, cioè ci potrebbero essere dei momenti in cui ha delle crisi interne, dei momenti in cui vorrebbe cercare di parlare e di far crollare determinate situazioni, soltanto che potrebbe trattenersi molto. L'abbiamo visto anche con l'otto di bastoni in posizione orizzontale, cioè ci sono delle cose che l'energia femminile potrebbe non dire e c'è la sensazione della chiusura di una fase, della chiusura di un ciclo. Andiamo a chiarire la torre con l'otto di bastoni e 9 di coppe per l'energia femminile, perché c'è la torre con l'otto di bastoni. Interessante, c'è la carta dell'appeso, la carta del diavolo e la carta del 2 di coppe. Questo vorrebbe indicare alcune cose. L'energia femminile potrebbe essere in attesa che si ripristini un maggiore equilibrio ed una maggiore armonia nell'ambito di un rapporto, però questa attesa diventa tossica perché c'è una sorta di dipendenza che emerge, cioè più si aspetta e più emerge questa forma di dipendenza. Però un'altra cosa che percepisco è che l'energia femminile potrebbe rivalutare delle situazioni, vederle in maniera diversa e capire che c'è una tossicità,
nell'ambito di un particolare rapporto e non per forza questo ha a che fare con i sentimenti. Per fare un attimo una sintesi, quello che vedo è che i DM durante questa settimana hanno bisogno di farsi rispettare però in maniera pacifica. Ci sarà qualcosa che a loro darà fastidio e lo devono far notare all'altra persona, però lo devono fare in maniera che è più gentile e più corretta. C'è la possibilità di avere una riconciliazione, diciamo, quella è l'energia verso cui sono guidati i DM durante questa settimana, perché effettivamente vedo che ci sarà dell'instabilità. Innanzitutto i DM stessi potrebbero sentirsi instabili riguardo una specifica situazione, c'è una crisi che loro cercano di contenere, oppure c'è di per sé una situazione che è instabile e che loro cercano di salvare. Però insomma c'è bisogno di impegnarsi affinché le fondamenta siano più solide. Vedo che i DM potrebbero diventare più logici e razionali durante questa settimana e anche più freddi dal punto di vista emotivo. L'armonia però verrà ristabilita successivamente, ci sarà un progresso che si verificherà nell'ambito di una situazione, però prima di tutto per i DM è opportuno ritrovare un equilibrio, specialmente a livello mentale, è opportuno rilassarsi, è opportuno fare fronte a quei conflitti interni che si verificano nello spazio emotivo, a quella confusione che praticamente c'è, per poi avere appunto questo nuovo inizio che vedo che si verificherà. Per quanto riguarda l'energia femminile deve cercare di contenere la sua impulsività durante questa settimana, di non mettere in atto delle azioni impulsive, ma di ragionarci bene sopra. Deve però cercare di non procrastinare troppo le cose da fare, deve agire. L'energia femminile vorrebbe essere particolarmente intuitiva, ma potrebbe anche tendere a non parlare oppure a nascondere delle cose a qualcuno, quindi a trattenersi dal parlare. Vedo che cercherà di rafforzarsi, di essere più forte, ha a che fare con degli schemi che si sono spesso ripetuti. L'energia femminile potrebbe trovarsi a sperimentare delle situazioni di forte stress, deve cercare di riposarsi di più, soprattutto deve cercare di ritrovare un proprio equilibrio a livello emotivo e fare chiarezza su ciò che veramente sente, su ciò che veramente vuole. Lei dice di non voler più essere usata da parte delle persone, quindi potrebbe avvertire quella sensazione durante questa settimana, però al tempo stesso sente la mancanza di qualcuno. Io vedo che poi comunque un equilibrio verrà ripristinato, vedo che qualcosa renderà felice l'energia femminile, ci sarà un nuovo inizio. Questa settimana potrebbero emergere delle forti instabilità che si vedono anche sul piano individuale, perché entrambe le energie sono presenti dentro di sé e l'energia femminile rappresenta l'emotività, rappresenta l'intuizione. E vedo che a livello emotivo appunto c'è un'instabilità, c'è un'inconsistenza, ci sono delle incoerenze che si verificheranno. E sul piano dell'azione vedo un'azione di contenimento, cioè si vorrebbe creare un casino nell'ambito di una circostanza, probabilmente portare una situazione al crollo, soltanto che si cerca di contenere quella situazione lì, cioè si cerca di non fare casino, magari di agire in maniera più logica, di agire in maniera che è più razionale, per andare poi verso una maggiore armonia e vedo che questo poi verrà fatto perché ci sarà un nuovo inizio nell'ambito di una situazione, soltanto che prima di tutto bisogna superare quelle che sono le confusioni interne, superare i conflitti interni, cercare di ritrovare un proprio equilibrio dentro di sé in modo tale da poter poi avere un equilibrio anche nel rapporto con le altre persone. Questo è quello che vedo accadere, quindi vedo che ci sarà comunque un nuovo inizio, soltanto che bisogna cercare di avere pazienza e di non essere troppo impulsivi e soprattutto, insomma, di ritrovare a livello interiore una propria stabilità. Io vi ringrazio di aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!